Quinto appuntamento con Filo Granata, il nostro filo diretto con i tifosi del Trapani Calcio. L'ospite di questa settimana è il centrocampista Granata Luca Nizzetto. Luca, sei pronto a ricevere tutte le domande che sono arrivate? Sono pronto. Ricordiamo che tra tutti quelli che hanno scritto su Facebook e su Twitter estrarremo un vincitore che si aggiudicherà un biglietto per la partita di sabato, Trapani-Empoli, lo estrarrà proprio Luca. Cominciamo con le prime domande. Alessio Daguanno ti chiede: ciao Luca, cosa pensi di Trapani, città e tifosi? E poi pensi di rimanere a lungo qui? Beh, intanto penso che Trapani sia una città molto, molto bella, molto accogliente, che ti fa star bene, anche la gente molto rispetto alla gente del nord, a livello affettivo comunque ti fa sentire a casa, non ti fa mancare niente, insomma ti fa sentire veramente come uno della famiglia, come mi sono sentito accolto anche nella squadra, nella società e nella città. Poi se pensi di rimanere a lungo qui. Non lo so, non dipende da me, nel senso dipende, sì, dipende da me, sto cercando di fare il meglio possibile per la squadra, poi insomma io il mio contratto scade a fine anno e niente, per cui ripeto, non dipende esclusivamente da me. Poi Vito Mannina ti chiede: qual è il compagno più forte che hai avuto durante la tua carriera? Ma penso, visto la categoria, visto i gol che ha fatto, penso Matteo Mancuso sicuramente. Credo che, insomma, per quel poco che ho giocato e le squadre che, anche se a Cremona avevo ottimi giocatori, ottimi attaccanti, credo che come qualità, le qualità che sta dimostrando Matteo quest'anno le ho viste in pochi altri giocatori. Valerio Caruso ti chiede: ciao Luca, il mister ha influenzato molto la tua crescita calcistica da quando sei arrivato? Ma sicuramente il modo di giocare che vuole il mister dà la possibilità a me o comunque come a tutti gli altri ragazzi che fanno il mio ruolo di mettersi in luce, di mettersi in mostra, di far bene, perché comunque nel 4-4-2 del mister il ruolo dell'esterno è un ruolo fondamentale. E sicuramente mi ha dato un'impronta tattica diversa rispetto a quella che avevo gli altri anni. Penso che il merito di quello che stiamo facendo come squadra e anche di singoli sia sicuramente suo. Alessio Fici ti scrive: Luca, sei uno degli esempi che ci fa capire che anche in Lega Pro ci sono gli ottimi giocatori. Perché a volte è così difficile emergere nelle serie maggiori? Cos'è che fa la differenza? Bella domanda. Purtroppo il mondo del calcio in Italia, soprattutto in questi ultimi anni, non ti dà forse me quest'anno meno adesso perché tanti giovani hanno molta più possibilità di emergere, di esordire anche in categorie superiori, vedi quest'anno tanti giocatori che magari non hanno mai fatto la Serie C passano direttamente dalla Primavera a una prima squadra di Serie B. Io tra virgolette ho dovuto fare più gavetta, anche se era una squadra professionistica come Verona, ho dovuto aspettare 7-8 anni per avere la possibilità, e ringrazio il direttore e il mister per questo, che mi hanno dato insomma, di esordire una categoria in cui non ero mai stato e che era un sogno arrivarci. La difficoltà è questa, sai, ci sono tanti ragazzi, tantissimi giocatori e sempre meno squadre e avere la fortuna di trovare una squadra che punti su di te è sempre più difficile. Ignazio Placenza, una domanda sul personale: cosa ti manca di Verona, tua città natale, e cosa vorresti portare sempre con te di Trapani? Ma di Verona mi manca la famiglia, mi manca la mia ragazza, mi manca la mia casa. Di Trapani vorrei portare la gente, il loro calore, perché come ho detto prima, noi del nord siamo un po' più freddi, siamo un po' più distaccati, facciamo un po' più fatica a dare confidenza e quindi porterei la gente e il mare, visto che noi non ce l'abbiamo. Sempre Ignazio Placenza ti chiede poi: c'è qualcosa che vorresti cambiare di Trapani? Forse dico un po' una cavolata, ma magari il traffico, che è una cosa un po'
un po' caotica, non sono abituato a guidare così con tutto questo casino, però vabbè, insomma, piccola cosa. Valeria Campagna poi ti chiede, secondo te quali sono le squadre più forti che avete affrontato e che dovrete affrontare? Ma penso che il Pescara sia, tra andata e ritorno, la squadra secondo me che esprime il miglior calcio. E soprattutto in fase offensiva è una squadra veramente forte perché ha giocatori Ragusa, Maniero, Sforzini, Politano, sono giocatori veramente che fanno la differenza. Poi credo che l'Empoli che giochiamo sabato sia un'altra ottima squadra, ha giocatori importantissimi davanti Tavano, Maccarone. E il Palermo, perché penso che siano le tre squadre che puntano a vincere il campionato e le tre squadre che siano state fatte per avere una classifica importante. Una domanda da Giacomo Craparotta. Ciao Luca, è da tanto che volevo chiederti una cosa, precisamente dal 12 maggio 2013. Cosa hai provato quando hai fatto gol al Trapani e se avresti mai pensato di vestire poi la maglia granata? Ma noi eravamo in quella partita, non avevamo niente da dire perché comunque non potevamo né andare ai playoff né puntare a qualcosa, per cui giocavamo abbastanza liberi di pensiero. Sapevo cosa si giocava al Trapani perché comunque avevo già amici che giocavano a Trapani e niente, insomma è stato bello perché comunque sai, sempre fare un gol e poi non ne ho fatti mai tanti è sempre bello. Anche se da un lato un po' mi dispiaceva pensando agli altri ragazzi che sapevo cosa si giocavano e comunque in cuor mio avrei voluto che poi arrivassero a vincere quello che hanno vinto, insomma. Vincenzo Genovese ti fa una domanda che si ricollega a quella di prima. Dopo quel gol che ci hai fatto, hai mai pensato che magari noi tifosi non avessimo accettato il tuo arrivo? Onestamente non me lo sono mai chiesto, non me lo sono mai chiesto, insomma, speravo di no alla fine. Era un gol anche che non ha influito molto per l'esito della partita, perché poi alla fine insomma, il Trapani ha meritatamente raggiunto la Serie B, per cui è stato un gol abbastanza ininfluente. Giuseppe Urso, ciao Luca, avresti mai pensato che Mancoso a questo punto della stagione si fosse trovato a quota 15 gol? Ma io Matteo non lo conoscevo, o meglio, avevo visto solo delle immagini dell'anno prima e la partita che aveva fatto contro il Torino dove aveva fatto 3 gol. Per le caratteristiche che ha lui, credo che no, forse 15 gol non pensavo, però 10 credevo di sì, una decina sì, perché rispetto alla Serie C, in Serie B hai più spazi e con le qualità che ha lui di andare in profondità, in velocità e che sicuramente pensavo che avesse molta possibilità di fare gol, non pensavo riuscisse a farne 15, ma spero che arrivi a 30. Vito De Gregorio e Massimo Chinelli ti fanno praticamente la stessa domanda. Credi in generale di poter migliorare ancora come calciatore? Ma penso che si può migliorare fino a quando si smette di giocare, basta avere la voglia e l'entusiasmo di far sempre meglio, avere l'ambizione di migliorare. Spero che non sia un punto d'arrivo, ma un punto di partenza qui a Trapani e spero di rimanere a lungo qui con i mister, con i ragazzi e chissà, fare qualcosa di importante per tutti. Salvatore Adragna, come credi di poter migliorare ancora di più sui calci piazzati? Ma come ho detto prima, insomma, si può sempre migliorare. È chiaro che i calci piazzati bisogna provarli, riprovarli fino alla nausea, perché è un gesto tecnico migliorabile, è un gesto tecnico dove si affina solo continuando a provare. E niente, io mi alleno per questo e spero di riuscire a dare qualche altra soddisfazione ai tifosi su punizione. Sempre su questo argomento, Ballo Nastic ti chiede se questa tecnica magari l'hai imparata e affinata col tempo oppure l'hai appresa, diciamo, con qualche consiglio di qualche tuo compagno di squadra. Ma ho avuto la fortuna di vedere giocatori bravi a calciare le punizioni a Cremona, avevo Zanchetta, che anche se era destro ma li calciavo veramente bene e niente, finalmente ci fermavamo a calciarli e ho cercato di apprendere il più possibile. Poi, ripeto, tutto sta ad allenarsi. Io, anche quando ero a Verona, c'era Ada Hilton, che secondo me era uno dei giocatori più forti a calciare le punizioni, ed era anche sinistro. Ed era impressionante come,
se su 10 punizioni 8 faceva gol e 2 prendeva la traversa e il palo, per cui era, ripeto, è solo allenandosi che si può migliorare e cerco di migliorarmi giorno per giorno. Alberto Baldarotta ti chiede: ciao Luca, adesso che sei ad alti livelli con il Trapani, pensando all'esperienza acquisita giocando nelle varie squadre, anche fin dai tempi del Mezzocorona, quale ricordo e chi credi sia stata la persona che più ti ha aiutato ad arrivare fin qui e che vorresti ancora oggi ringraziare? Ma insomma, le persone che mi sono state più vicine al di fuori del calcio sono stati, penso, i miei genitori, che dal primo giorno mi hanno sempre seguito in qualsiasi squadra sono andato, in qualsiasi scelta ho fatto, e credo che fondamentalmente siano stati loro i primi che devo ringraziare. E poi chiaramente vari allenatori che ho avuto dal settore giovanile fino ad oggi. Penso che ognuno mi abbia dato qualcosa, mi abbia trasmesso qualcosa, e per cui sai, sarebbero tante le persone da ringraziare. Ripeto, più di tutti penso siano comunque i miei genitori che in ogni scelta che ho fatto mi sono sempre stati vicini. Antonio Russo e Salvatore Asaro ti chiedono: quando sei arrivato qui a Trapani, cosa hai pensato di questa squadra? Ma io avevo già una buonissima impressione l'anno scorso, come ho forse detto anche altre volte, credo che era la squadra che giocasse il calcio più bello della categoria. Per cui l'idea di entrare in un gruppo e entrare in una squadra che secondo me aveva già un ottimo gioco mi entusiasmava perché avevo voglia di vedere se anch'io potevo entrare nei meccanismi di questa squadra. L'impressione che mi ha fatto dal primo giorno è di una squadra comunque. Che ha tanta voglia, che ha tanta fame, che ha tanto entusiasmo, di ragazzi umili che stanno bene insieme e che avevano voglia di costruire qualcosa di importante come lo stiamo facendo. Insomma, penso che una cosa che balza agli occhi è ripetitiva, ma lo dicono tutti e lo dicono anche quelli che vedono da fuori. È il gruppo e credo che questa sia la cosa più bella, la cosa che più balza agli occhi di questa squadra, di questo gruppo di ragazzi. Giuseppe Laudicina ti scrive: ciao Luca, voglio solo dirti che sei il migliore in campo in tutte le partite e ti chiedo solo un favore, quello di portare il Trapani in Serie A. Ringrazio e ringrazio molto, spero non lo so se riusciamo ad andare in Serie A. Intanto cerchiamo di centrare il primo obiettivo, che è quello di salvarsi, che sicuramente per noi è come vincere il campionato. Poi vediamo, facciamo questi 14 punti che ci mancano, arrivare a quota 50, che teoricamente deve essere la quota salvezza, e poi vediamo se ci andiamo a divertire con qualche altra emozione. Antonino Piacenza ti chiede cosa ne pensi dei nuovi acquisti e se li conoscevi. Ma penso che Ferri lo conosco, insomma, l'ho visto giocare, penso che la sua carriera parla per lui, ha giocato a Serie A, è un giocatore importante, non riesco a capire come sia stato senza squadra in questi mesi, penso che ci possa dare una grossa mano sotto il profilo tecnico e anche sotto il profilo dell'esperienza e dello spogliatoio. L'altro ragazzo non lo conosco, ho letto solo qualcosa, però dai primi allenamenti mi sembra che abbia un'ottima qualità, un giocatore che insomma, in questi pochi giorni mi ha impressionato. Dario Feudale invece ti scrive: ciao Luca, volevo chiederti se ti aspettavi un impatto così positivo nella categoria sia per te che per la squadra e poi dove pensi che possa arrivare questo Trapani? Ma lo speravo, ma onestamente ero un po' a livello personale, ero un po' impaurito perché insomma arrivavo in una categoria che non conoscevo, una categoria che ho sempre visto in televisione dove giocano giocatori importantissimi e credo che con l'aiuto della squadra abbia avuto meno paura perché, ripeto, è il gruppo veramente importante e bello. E partita per partita, veramente, dalla prima partita col Padova a Padova, dove magari i primi tempi forse soffrivamo un po' di timore perché avevamo forse troppo rispetto dagli avversari. Le prime 3-4 partite ci hanno fatto capire che è un campionato dove ci possiamo stare e possiamo dire la nostra, e per adesso credo che lo stiamo facendo alla grande. Giancarlo Bartoli ti scrive: ciao Luca, finora hai fatto 3 gol e tanti assist, quindi sei una pedina fondamentale del gruppo, te l'aspettavi?
No, me l'auguravo, speravo di essere importante come lo sono tanti altri per la squadra. Ripeto, io cerco di mettermi sempre al servizio della squadra e poi se riesco anche a fare bene a livello individuale, ben venga. L'importante è che sia utile alla squadra e in aiuto a arrivare al nostro obiettivo che ci siamo prefissati inizio anno. Sempre Giancarlo Bartoli poi ti dice: la nostra forza è il gruppo, ma tu hai stretto amicizia con qualcuno in particolare? Sì, insomma, il gruppo è bellissimo. Io per forza di cose, magari perché sono ragazzi che non hanno comunque la famiglia, o che insomma, con Matteo Mancoso sono quelli che un po' mi vedo di più, e Simone Basso sono quelli che ho legato di più, sono loro due. Chiudiamo con Alessio Ciavola che ti scrive: ciao Luca, che idea ti sei fatto di Trapani in 6 mesi? E poi vorrei sapere cosa si prova ad essere uno dei migliori esterni della Serie B. Di Trapani mi sono fatto un'ottima impressione. Sono fatto un'ottima impressione perché dalla prima partita che abbiamo giocato in casa in Coppa Italia, penso che un pubblico così non l'avevo mai visto. Non ero mai sceso in campo con tanta gente a tifare per la mia squadra. E sentire il calore che danno i tifosi il giorno della partita è veramente qualcosa di incredibile. È veramente una forza maggiore che ti dà a livello di entusiasmo, a livello di carica, anche nei momenti di difficoltà, ti danno quella mano in più che serve per riprenderti o per ricaricare le batterie. No, non mi aspettavo sono contento di essere, insomma, spero di esserlo, di essere intanto importante per questa squadra. Poi a fine anno tireremo le somme e vedremo come il bilancio, sperando sia positivo, di questo campionato. Domande finite però, Luca, abbiamo un ultimo quesito. Ci vuoi spiegare il perché dell'esultanza quella di Brescia? Ma era una cosa nata da. Eravamo io, Matteo e Simone, e si parlava di esultanze, che Matteo lo prendevamo un po' in giro perché fa sempre la solita. E niente, allora è nato perché si è visto un suo amico tipo di sardo che aveva fatto un'esultanza che guardava tipo l'orizzonte. Allora noi, per prenderlo in giro, abbiamo cominciato a fare questa cosa e poi tutti e tre insieme è uscita questo siparietto qua, insomma, simpatico, per cui speriamo di ripeterlo spesso durante il campionato. Va bene, ringraziamo davvero tutti coloro che ci hanno scritto davvero in tanti, magari dopo ti faremo leggere anche quelli che ti fanno i complimenti. Adesso procediamo con l'estrazione del biglietto per la partita di sabato pomeriggio. Leggo io. Sì. Alessio Ciavola. Quindi Alessio Ciavola si aggiudica il tagliando per la partita di sabato pomeriggio contro l'Empoli. Noi ringraziamo ancora una volta quindi tutti i tifosi che hanno scritto e diamo appuntamento a sabato pomeriggio. Grazie a voi, grazie a tutti per le domande, grazie anche per i complimenti e speriamo che sabato vada bene, speriamo di essere in tanti a vedere questa partita.